Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo video sul canale. Oggi un video un po' particolare perché vi voglio portare con me nella mia settimana di vacanza che si è appena conclusa. Sono tornato a casa, siamo tornati a casa e quindi d'ora in avanti il canale tornerà con la stessa programmazione, ma ho vloggato un po' in giro quello che è successo, quindi vi faccio vedere un po' di robette. Grazie a questa vacanza ho potuto rincontrare i ragazzi del Multicore Network. Non succede tanto spesso, siamo tutti sparpagliati un po' in Italia, un po' a giro, e quindi capita davvero raramente, quindi me ne sono approfittato e sono andato a trovarli. Infatti la prima tappa che ho fatto in realtà è stata a Milano. E beh, diciamo che lì sono andato a mangiare qualcosina. Ragazzi, inutile dirvi che oggi sono un po' suscettibile. Le risaie. No, oggi non lo posso dire le risaie. Pensavo, se io prendo la tartare e poi faccio un'espressione tipo contrita. Guardate la fronte. Questa è una tartaruga. Una persona normale dopo questo fatto avrebbe già chiuso il video. Ma andiamo avanti, andiamo avanti. Facciamo finta che quello che avete visto non sia mai successo. E in realtà ragazzi, poi sono stato un po' di giorni in una nuova città, quindi l'ho esplorata e devo dire che mi sono divertito molto a vedere una nuova città, a mangiare nuovi cibi, insomma le solite cose da vacanziero, mettiamola così. Di base però ho preso una bella pausa, mi sono ricaricato davvero tanto, ho davvero le batterie belle cariche, sono carico a palla per i prossimi video, per i prossimi progetti, per tutto quello che arriverà da qua in avanti, se anche con la prospettiva di ripartire, perché sarò presente a Lucca Comics e quindi probabilmente se passate da Lucca ci possiamo vedere. E soprattutto rivedrò anche i ragazzi e credo proprio che anche in quell'occasione vloggerò tantissimo, registrerò qualcosa con loro, quindi aspettatevi anche altri video di questo genere sul canale. Di base poi c'è stato il Milano Games Week. A Milano infatti ci siamo ritrovati tutti per la fiera, una delle fiere più importanti, e lì ci siamo davvero divertiti tantissimo. È stata molto molto bella. Devo dire che la fiera è stata un po' particolare perché l'ho trovata un pochino più vuota e anche a livello di stand e di persone rispetto all'anno scorso, però ero insieme ai miei amici, quindi in realtà mi sono divertito comunque e devo dire che abbiamo passato una bellissima giornata tutti insieme. Ho vloggato infatti qualcosina, qualche clip, ora ve la faccio vedere un po' di tutto il viaggio e devo dire che è stata una bellissima giornata. Ma buon salve a tutti! Salve a tutti, gente, come va? Parte con il vlog del Games Week insieme al socio, finalmente ci siamo trovati a Milano e oggi vi porteremo con noi un po' in giro per la fiera e cercheremo di fare un vlog un po' particolare. Un po' serio, un vlog serio, una volta. Un po' serio. Ci proviamo, dai. Non vi promettiamo niente, quindi ci vediamo in fiera. Ciao! Seconda tappa, ragazzi, siamo tutti qui, si parte, anzi aspettiamo gli altri ragazzi, poi prendiamo la metro, ecco, e andiamo in fiera. Ma l'avete sentita quella della carta ruga? No, non ancora. È pessima. Non metterla, ti prego, per piacere. Se vuoi bene al tuo canale, non metterla. Esatto. La fiducia di questi amici mi commuove, ragazzi. Mi ammazza. È perfetto, ci vediamo dopo. Ragazzi, siamo in metro, non si sentirà niente, ma ci stiamo incontrando un po' tutti. È il momento giusto per farlo, lo so. Vai. Comunque, niente, passata la metro, ci vediamo in fiera.
ragazzi, siamo infine arrivati in fiera insieme a tutti. Andiamo all'ombra, grazie. Dica. Ma manca Dan perché è a costruire le Warcraft. Può essere. Ciao Dan, ti vogliamo bene. È rimasto in... Assolutamente. Ciao. Salve. Salve. Ciao. Anche andato un po' in giro per gli stand, devo dire, e mi sono anche fermato a guardare la demo di Pokémon Spada e Scudo. Sapete che lo voglio portare sulla piattaforma Viola al day one, quindi mi sono un po' fermato lì per vedere come fosse. Non ho voluto fare la fila, ragazzi, perché era infinita, però mi sono un po' messo in mezzo per vedere un attimo negli schermi di cosa si trattava. Finalmente ho avuto modo di vedere Pokémon Spada e Scudo davanti ai miei occhi. Beh, sicuramente c'è stato un gran salto grafico e non vedo l'ora di provarlo, ragazzi. Mi sto già informando su tutte le cose nuove che hanno aggiunto, le dinamiche, perché voglio essere bello pronto per il gameplay. Per il resto però, ragazzi, sì, gli stand erano abbastanza pochi, non c'erano manga, devo dire la verità, pensavo di trovare qualche stand di manga, ma in realtà il Games Week è più incentrato sul videogioco piuttosto che sugli anime e il manga, però comunque a giro c'erano tante cose belle. E devo dire che, ragazzi, mi hanno davvero riempito di regali e io non posso che ringraziarli. E quindi ve li faccio vedere, ragazzi, davvero mi hanno preso la qualunque. E ve li faccio vedere. Il primo, da Lorenzo 10 punta, il buon Lore, ma fatto questa robetta qua. Ha ricostruito il Plan Bob e dietro c'è una dedica bellissima che ovviamente è mia, non vi leggo. Però comunque, davvero, grazie mille Lore, perché intanto è stata l'occasione di incontrarci per la prima volta, perché non ce l'avamo mai visti con il buon Lorenzo. E soprattutto mi ha fatto questo pensierino, mi ha fatto un sacco piacere, e questo va giustamente di diritto nella mensola là dietro, quindi grazie mille. E che dire di questa? Questa rappresenta tutti noi, ragazzi, guardate un po', tutti noi. Allo scorso Games Week è un regalo del buon Nico. E devo dire che io ero più magro, sì, un anno fa ero un pochino più magro, però non importa, sono dettagli. Anzi, in realtà questo è il Cartoonix che c'è stato a marzo e parteciperò probabilmente al prossimo Cartoonix il prossimo marzo, ma questa rappresenta non tutti noi perché siamo davvero tantissimi e probabilmente durante il vlog vi starò facendo anche vedere alcune foto che ho fatto con tutti loro. Siamo davvero tanti, ragazzi. E davvero abbiamo occasione di incontrarci poche volte all'anno, quindi ce ne approfittiamo sempre. E devo dire che questa foto che mi ha dato Nico rappresenta davvero quello che siamo noi. Quindi in realtà siamo degli amici prima di collaboratori. Poi, ovviamente, insieme a loro nascono delle collaborazioni anche su YouTube. Sapete infatti che il secondo canale è molto incentrato sulle collaborazioni col Multicore Network. Abbiamo la Warcraft, abbiamo tante serie insieme, la Skyblock che sto portando insieme a loro. E probabilmente in futuro arriveranno tante altre belle robe. Quindi restate sintonizzati e mi raccomando, se vi va di non vedere solo The Sims, passate anche dal secondo canale perché trovate alcuni altri titoli. Un altro regalo che mi è stato fatto, ragazzi, è lui! È lui! È il primo capitolo di Fairy Tail 100 anni della quest, quindi in realtà la quest dei 100 anni. È il diretto seguito dell'anime di Fairy Tail che si è concluso domenica scorsa l'anime. Io l'avevo già seguito e letto il manga. E adesso mi sono letto, mi sono sparato in aereo quando sono tornato tutto questo. In realtà l'ho letto durante il viaggio in aereo ed è bellissimo. Probabilmente continuerò a leggerlo perché merita davvero. E ragazzi, sapete quanto mi piacciono gli anime? Sanno i ragazzi quanto mi piacciono gli anime. E quindi in realtà mi hanno regalato questo, Vicky mi ha regalato questo ed è bellissimo. Non vedo l'ora di leggere il seguito, ma davvero merita. Io sono un bimbo felice perché queste cose mi piacciono e soprattutto anche a livello affettivo, quello che mi hanno dato ha un valore inestimabile, quindi in realtà non posso che ringraziarli. Un'altra cosa che hanno fatto, e non me ne capacito, ragazzi, è un altro regalino, che è questa, una t-shirt. Ora, io non so il motivo per il quale mi hanno regalato questa t-shirt, io ve la faccio vedere. Comunque, i ragazzi mi vogliono bene, sanno
che mi vogliono bene e io non posso fare altro se non ringraziarli e abbracciarli ogni volta che li vedo, mi hanno regalato questa. Ora, è difficile spiegare il perché, però magari a naso ci potete arrivare anche voi, mettiamola così. E poi c'è lui, che in realtà rappresenta una cosa importante, perché sapete che io seguo gli anime, molti anime che sto seguendo, come Sao, quindi in realtà come Sword Art Online, The Promised Neverland, che è uno dei miei anime preferiti, sapete quanto io impazzisco per The Promised Neverland, in realtà me li hanno fatti conoscere Gabbo e Lore. E infatti quando possiamo ci becchiamo, stiamo guardando Dr. Stone al momento, insomma ne stiamo guardando tanti, poi in realtà fra una settimana ricomincia Sword Art Online, ricomincia My Hero Academia, quindi in realtà noi ci troviamo e ci guardiamo gli anime insieme perché è un momento tutto nostro e non c'è YouTube, non c'è il fare un video, è semplicemente un momento nostro di amicizia dove ci guardiamo le cose che ci piacciono, le commentiamo, ridiamo e quindi ce li guardiamo insieme. E quindi io per suggellare questo team degli anime che si è venuto a creare con Gabbo e Lore, ho deciso di regalarci a tutti e tre, quindi regalare a me e regalare a loro, una t-shirt che fosse il simbolo di questo team degli anime. E devo dire che credo di aver scelto bene, ragazzi, perché questa è la vita, ragazzi. All Might con il nostro Deku, o Midoriya che dir si voglia, e l'abbiamo tutti e tre insieme. Probabilmente vi farò vedere una foto adesso. E quindi ce la siamo messa al Games Week e questo suggella il fatto che noi ci guardiamo gli anime tutti e tre insieme. Quindi questa maglia è bellissima e la utilizzerò tantissimo nei video, e anche quella in realtà del naso, ragazzi. Sappiate che se mi vedete vestito con una t-shirt grigia e non si legge cosa c'è sotto, sappiate che è la t-shirt della naso. E poi ragazzi, il mio socio, abbiamo passato quasi tutta la giornata insieme, abbiamo tante idee per Hytale, sappiatelo. Il buon Frank ha visto che ad un certo punto io mi sono praticamente frizzato davanti a uno stand. Avevo già comprato le magliette di My Hero Academia per tutti e in effetti la fiera stava finendo e abbiamo beccato uno stand. Io sono rimasto tipo così in contemplazione e ho detto no, questa cosa non va bene. E allora, visto che sa quanto amo il nostro The Promised Neverland, beh, mi ha regalato questa qua. Ragazzi, questa maglietta è la vita, la vita. È la maglia di The Promised Neverland, la troverete nei miei video tanto spesso anche questa, perché è bellissima. Io ho regalato lui la maglietta della mano di Thanos, perché so che Frank è molto molto appassionato, quindi io ho regalato lui la maglietta degli Avengers, mentre lui mi ha regalato la maglia di The Promised Neverland. Quindi è stato davvero un momento particolare di amicizia che va oltre YouTube, quindi questa è anche la dimostrazione che internet è molto pericoloso, vero? Ma può anche instaurare dei rapporti, ragazzi. Basta farli con la testa, basta essere davvero coscienti di quello che si fa, ragazzi. Quindi frequentate internet, frequentate delle persone, state attenti. Questo è il messaggio che vi voglio dare, state attenti. Ma se fate le cose con la testa e vi trovate le persone giuste, possono nascere dei rapporti d'amicizia davvero forti anche grazie all'internet, che ovviamente devono andare oltre un PC, ragazzi. Questo tengo a precisarlo. La vita non è questo, non è il video che sto facendo, la vita è là fuori. La vita è quando io prendo un aereo per andare ad incontrare loro, per passare dei giorni, delle ore con loro. Quella è la vita vera. Quello che facciamo, giustamente, è una passione. Quello che faccio è una passione e spero di continuare a fare quello che sto facendo, ma devo ringraziare questo che sto facendo che mi permette intanto di aver conosciuto voi, che siete una community grandissima, state crescendo tanto e io non posso davvero fare altro se non ringraziarvi. E allo stesso tempo mi ha permesso anche di entrare nel Multicore Network, che è un network fatto da persone reali. Ecco perché fra un po' sarò a Lucca, li riabbraccerò tutti, li rivedrò tutti, passerò dei giorni insieme a loro e non vedo l'ora, perché quella è la vita vera. E dalla vita vera allora si può anche creare qualcosa di bello anche su YouTube. Questo è il messaggio che vi voglio veicolare, ragazzi. Cioè, godetevela, state su internet, conoscete le persone giuste, state attenti, ma poi vivete la vostra vita. La vita non è uno schermo, non è The Sims, non è Minecraft. La vita è un incontro fuori dove vai ad incontrare delle persone, dove passi dei giorni, delle ore insieme. Questo è molto molto importante, ma è importante anche l'ultimo regalo che mi ha fatto Gabbo. E Gabbo, ok, sa
E sapete anche voi, ragazzi, c'è la miniserie della magia, sapete quanto bene o male conosco un pizzichino Harry Potter, visto che ci sono cresciuto più o meno, lo so, qualcosina. E ragazzi, guardate un po' cosa mi ha regalato Gabbo. Eccolo qua, ragazzi, andrà di diritto sopra il Crash che mi ha regalato Vicky l'anno scorso, il secondo Funko Pop. E mi piacerebbe in realtà averne tanti in futuro, collezionarli, ma l'idea che questa collezione sia partita grazie a Vicky, grazie a Gabbo e grazie ai ragazzi che me li hanno regalati, beh, non ha prezzo davvero, ragazzi, e ho il mio Harry Potterino da mettere sulla mensola lassù e non vedo l'ora di metterlo. Ovviamente in questi giorni non ho ancora messo nulla perché volevo aspettare di farvi vedere il vlog, ma ragazzi, è spettacolare, è davvero, oltre al regalo, che ripeto, per me ha un valore inestimabile, c'è da dire che è frutto davvero di un'amicizia, di un giorno bellissimo passato insieme, di una fiera passata insieme, dove ho conosciuto tante persone, ne ho incontrato altre, dove comunque ho conosciuto loro, ancora meglio. Anche se ragazzi ci sentiamo tutti i giorni, però abbiamo passato delle ore insieme e credo proprio che sia servito a solidificare ancora di più il rapporto. Questo incontro quindi da parte mia non vedo l'ora che ce ne siano altri, perché non vedo l'ora di rivederli. Ma questa è stata la mia vacanza, ragazzi. Un video un po' diverso dal solito, un vlog dove vi ho voluto portare un po' con me. Spero l'abbiate apprezzato perché, come vi ho detto, ci saranno altre fiere, ci saranno altri viaggi. E quindi vloggerò, vi porterò con me, vi voglio far vedere un po' anche fuori da The Sims, dal PC, quello che mi succede, perché credo sia bello ogni tanto, di tanto in tanto, fare un vlog diverso sul canale. Quindi fatemi sapere che ne pensate. Detto questo, ragazzi, però per questo video è davvero tutto. Io mi metto in ordine tutti i regali e davvero non vedo l'ora di mettermi le t-shirt nei video perché sono bellissime. Ma per il resto, ragazzi, vi dico che è davvero tutto. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qua. Vi ricordo che qua in descrizione, oltre a tutti i link soliti, secondo canale, piattaforma Viola, Instagram, dove sono molto molto più attivo, ragazzi, seguitemi su Instagram, Telegram, passate dal gruppo Telegram e anche tutti gli altri link, trovate anche il link del Multicore Network, che è il network con cui collaboro e dove sono presenti i ragazzi di cui vi ho appena parlato. Quindi passate anche dal canale del Multicore Network, perché ci saranno video che mi riguarderanno, porto anche io ogni tanto dei video là in quel canale, ma anche sul sito e sulla community. Insomma, informatevi per sapere in effetti chi siamo. Detto ciò però, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un mi piace e vi ricordo anche che qua a schermo trovate i due canali dove potete iscrivervi, anche il video precedente. Io vi do l'appuntamento alla prossima e vi dico ciao a tutti!